Mettetevi comodi, c'è cinema, cinema, cinema su Radio Free Station, la radio degli italiani nel mondo. Ogni sabato dalle 12 con Tonino Pinto e le sue interviste esclusive ci racconta la vita e gli aneddoti dei più famosi attori italiani ed internazionali, ed è anche presente come inviato speciale di Radio Free Station, la radio degli italiani nel mondo, nei più famosi festival del cinema come Cannes, Venezia, Roma, Giffoni Festival e Monte Carlo Film Festival della Comédie. Cinema, cinema, cinema. Se vuoi dire di aver guardato veramente un film, devi lasciare che anche il film guardi te. Sul red carpet dell'Auditorio della Musica, obiettivi puntati su Teddy Styler, la consorte della pop star Sting, che presenta il suo documentario dedicato alla città di Napoli. Posso entrare? Col punto interrogativo. Girato fra i vicoli popolari e i quartieri borghesi, con la fotografia dell'Oscar Dante Spinotti, il film attraversa le anime della città, dalla cima del Vesuvio, possiamo dire, ai quartieri spagnoli. E quindi dopo Passion, il film di Turturro di anni fa, un atto d'amore dedicato, come ha sottolineato Teddy Sting, ad una città unica fatta di musica, luce e contraddizioni. Invece successo annunziato nel concorso per il Nuovo Olimpo, l'ultimo film del pluripremiato regista Ferzan Özpetek, interpretato da Damiano Gavino e Andrea Di Luigi, con Greta Scarano, Luisa Ranieri e Aurora Giovinazzo. Il film, in parte autobiografico, racconta la bellissima storia d'amore di due giovani nella Roma degli anni 70. Continuando a parlare sullo schermo di musica, dopo il documentario su Zucchero Fornaciari, abbiamo visto anche Io, Noi e Gaber di Riccardo Milani, con Claudio Bisio, Ivano Fossati, Iannacci, Mogol, Morandi, Celentano, testimonial di lusso di un artista davvero straordinario. Fra gli ultimi film del concorso, dal ricco parterre del cinema italiano, la Festa di Roma propone l'opera prima di un'altra attrice famosa. Si tratta di Volare di e con Margherita Bui, con Anna Bonaiuto ed Elena Sofia Ricci. La storia divertente, come l'universo dei bambini che affollano questa festa, attorno alle fobie di un'attrice che ha paura di volare, rinunciando però a diverse scritture, un po' come è successo anche con Adriano Celentano, che ho avuto il piacere di conoscere da vicino all'epoca di Yuppidu, e quando lo presentammo al Taormina Film Festival c'era Jack Nicholson che se lo voleva portare ad Hollywood, ma lui non prenderà mai l'aereo. Fino a quando, dicevo a proposito di questo film della Bui, fino a quando sarà proprio la giovane figlia che ha deciso di studiare in California a cambiare il suo mondo, costringendola appunto a volare. Napoletano, regista, sceneggiatore, ha diretto tanti film di successo, tanto teatro e documentari, considerato compreso il Leone d'Oro alla Mostra del Cinema di Venezia, menzione speciale ai Nastri d'Argento. Alla Festa di Roma abbiamo visto il film di Pappi Corsicato, Jeffy Koons. Chi è Jeffy Koons? Jeffy Koons è il ritratto di uno degli artisti più influenti, popolari e controversi degli ultimi decenni, fra arte avanzata e cultura di massa. Ed a proposito di cultura, abbiamo incontrato oggi al caveau dell'anfiteatro dell'auditorium, abbiamo avuto un incontro con una scuola di bambini della scuola elementare. È stato un incontro bellissimo, perché parlare di cinema con i bambini, come succede da 50 anni con il Festival dei ragazzi del cinema di Giffoni, io sono cittadino onorario di quel festival che seguo da una vita, da mezzo secolo. Come diceva Truffaut, se non c'era bisognava inventarlo. Come io, se non c'erano questi bambini bisognava inventarli, perché mi hanno aperto proprio la mente ad un futuro. Il loro film più preferito, infatti non a caso, è E.T. Di Spielberg, e questo dimostra come il cinema non è che si ferma, il cinema si evolve, e hanno ragione loro. Il mondo non è fatto soltanto di computer e di telefonini, è fatto soprattutto di cinema, come la sigla che avete sentito della New York Radio Free Station, la potente radio web degli italiani nel mondo. Sì, cinema, cinema, cinema. A domani!